Roberto e Antonella, i primi due spettatori di Estate in Musica, cioè proprio l'avete inaugurata voi. Sì, sicuro, sicuro. La musica è la nostra passione, incominciamo le nostre giornate cantando e le chiudiamo cantando. Adesso però mi hai dato l'assist. Antonel, come canta lui? Lui canta benissimo, ha una voce meravigliosa. Qual è il suo cavallo di battaglia? Le canzoni napoletane. Dai. Più lontano mi stai, più vicino ti sento, forse a questo momento tu che pensi che fai. Tu mi hai messo in vena nuvolena che doce, non mi pesa sta croce che trascina per te. Signori, un grande applauso a Roberto, un grande applauso a Roberto. Eccolo qua, Roberto. Con la difficoltà della musica in sottofondo. In contrasto. Guarda Roberto, sei una meraviglia, una sorpresa incredibile. Poi quando la musica è accessibile e gratuita a tutti è ancora meglio, no? Meglio. Certo, certo. Comunque grazie di tutto questo consenso che c'è stato rapidamente. Se vuoi organizzare per me una tournée, io sono pronto per partire. Allora parlo con Andrea Costantino, vediamo un po' con anche cinema, vediamo se riusciamo a portarti nel mondo. Suona, suona la chitarra. E lei la fisarmonica, lei la fisarmonica. Vabbè, allora avete veramente proprio l'amore per voi stessi e per la musica. Datevene un altro. Dell'amore e della musica. Grazie. I signori vengono dalla lontana? No, da Bari. Ah, dico, la lontanissima Via Pigia? No, vicino alla Mater Dei. Vicino alla Mater Dei, e quindi avete fatto comunque un lungo viaggio per arrivare. Insomma, un pochino sì. Attirati da questo bel festival. La comunicazione dalla nostra associazione. E quindi siete qui presenti, tra l'altro per una serata memorabile. Lei, qual è la sua canzone del cuore? E noi cantiamo sempre insieme. E lo dovete fare, dai. Al mio 3, 1. Come vi chiamate? Grazia. E Nicola. Grazia Nicola, prego. 1, 2, 3. Ragazza d'argento. Ragazza d'argento così è brutto, brutto, brutto. Che qui abbiamo la concorrenza di Roberto, eh. Più lontano mi stai, più vicino ti sento. Chi comincia? Chi attacca? Chi dà il ritmo? Come inizia? E che canta tu? Ah, comincia, comincia, Nico, comincia. In bocco le stelle. Vai, vai. La ra 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 ra. Vabbè, beh, poi ra 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 ra. È una cioè, avrà un testo, certo. No? Vai, Nico, vai tu, vai. No, dai, noi attraverso il video, allora, vediamo noi il video, facciamo il karaoke ogni tanto, allora, e quindi leggiamo le parole. Tu sei una cosa grande per me. Vai. Una cosa che non ha già avuto mai. Vedi che se tu dai instilli la nota, sì, poi voglia, parte sì, perché sì. La musica è dentro di noi, la musica è dentro. Quanto è bello venire gratuitamente ad ascoltare della bella musica. Lo so, no, però noi bisogna andiamo a pagamento perché ti piace. Io anche veramente la stasera classica, non mi sento tanto bene, per cui andiamo, non ho quello spirito che ho di solito. Ed è un peccato, è un grande peccato. Ho fatto il vaccino ieri, non so se la reazione del vaccino mi... Vabbè, non tiriamo fuori questo argomento qua. Andiamo spesso. Quindi non so, mi sento un po' così. Classica, sì, anche perché e quindi c'è un appuntamento importante anche qua. Mio figlio è diplomato al pianoforte. Beh, allora tutte voi le avete, tutte voi le avete.